Allez. Prendi. Eccola! Ce l'ha! Via, dai.
brava Coca. Albero di Natale, raccoglie tu. Un missile. Proviamo a fare qua. Guarda qua le impronte di cinghiale, questo è grosso, eh. Guarda qua che roba, guarda come fonda. Caccia dintorni, sempre sulle tracce della passione. La passione ci ha portato questa mattina in Baraggia, azienda agrituristico venatoria, la Baraggia, dove siamo stati ospiti di Antonio Rizio, per questa mattinata di addestramento con i cani da cerca su mini lepre. Siamo con un gruppo di amici che hanno partecipato molto volentieri a questa nostra puntata, una puntata dove mettiamo in evidenza, senza lo sparo, l'addestramento dei cani. Ci siamo spostati in alcune zone dove abbiamo incontrato all'inizio magari molto poco, poi ci siamo spostati in altre zone dove abbiamo visto invece parecchie mini lepri uscire e abbiamo apprezzato il lavoro dei cani. Adesso andiamo a presentarvi un po' tutti i protagonisti di questa puntata con i loro ausiliari. Allora, ciao, allora io ho qui Coca, una cocherina di 9 anni, e Cali, che è una cucciolina di un anno e mezzo, che è un incrocio tra un cocker e un segugio.
la mamma è proprio quella lì nera. Sì. E ormai con noi da un anno e mezzo, è stata cresciuta un po' dalla mia coca sulla caccia, quindi. Abbiamo visto il lavoro stamattina, come si è comportata. Tu invece? Ciao, io sono il proprietario di queste tre cagnette, Regina, Pupa e Fiore, chiaramente tre meticce che sono state selezionate appositamente per questo tipo di caccia, quindi seguite abbastanza veloci ed incalzanti per permettere poi la finalizzazione dell'azione di caccia. E che dire, ci siamo divertiti e... Nonostante il maltempo, che ci ha graziato abbastanza. Ciao, io sono Claudio, il padrone di Thor e Bella, che sarebbe la mamma. Lui è venuto fuori da un incrocio tra un beagle e un bassotto. E, lei e Thor è stato bravissimo questa mattina. Fantastico, è stato fantastico, ha fatto delle belle seguite, delle belle scagnate, divora i rovi. Bravissimi, veramente bravi, sono felice di questa accoppiata. Benissimo, invece? Ciao, io sono Fabio, sono proprietario di questo cucciolo qui di Tris, che è un anno e mezzo, e anche lui mi sta dando le soddisfazioni con questa caccia alla seguita, e sono contentissimo. È stata una bella mattina, sì. Una bella mattinata, meno male non abbiamo preso tanta acqua. All'inizio abbiamo un po' faticato a trovare il selvatico, però poi invece ci siamo divertiti perché abbiamo, in un'altra zona ne abbiamo viste parecchie. Sì, abbiamo trovato dei bei spazi con dei bei rovi, comunque la baraggia consente questo, ha dei bei spazi proprio per far lavorare i cani da seguita e noi veniamo apposta perché ci divertiamo tantissimo. Ecco, è stata una mattina di addestramento proprio per far vedere il lavoro dei cani, non abbiamo usato i fucili, non si è sparato neanche un colpo, ma è giusto così. È giusto così anche perché il periodo chiaramente non lo permette, quindi ci siamo divertiti lo stesso, anzi forse ancora di più perché non finalizzando appunto l'abbattimento, quindi abbiamo avuto la possibilità di riprendere il selvatico molte più volte, e quindi gli scovi sono andati abbastanza bene. Nell'avvicinarci poi alla casa di caccia abbiamo trovato una zona bellissima in mezzo ai rovi, ma questo è quanto offre la Varaggia, l'azienda agrituristico venatoria di Antonio Orizio, uno spettacolo della natura. È assolutamente vero, e poi rientrando in casa di caccia tutti felici della giornata e con tanta fame, i cani hanno scovato, venendo proprio in casa di caccia, una mini che anche lei probabilmente presa dalla fame ci ha seguito fino quasi al ristorante. Abbiamo visto infatti proprio in chiusura, ormai stavamo rientrando a piedi, questa mini che ci ha visto, ha pensato bene di tornare indietro e venire adesso a mangiare qui al ristorante. Probabilmente, visto che non avevamo proprio fucili, si voleva proprio accompagnare con noi, ha visto degli amici verso di noi, non dei cacciatori. Perfetto. Io chiamo anche Antonio Orizio, vieni Antonio, vieni Antonio. Vedi, siccome oggi non si è sparato, caro, sì. Caro Beppe, allora mi vesto in green, nel senso che, perché sempre sparare, a volte annoia. Lo sparo è facciamo vedere anche l'addestramento. È una conseguenza importante lo sparo, ma non è fondamentale. I ragazzi oggi si sono divertiti, hanno avuto parecchi incontri, hanno mosso parecchi di questi simpatici animali, che chiaramente adesso essendo chiusa è giusto, però è servito più che altro ai cani e a fare una cosa piacevole che adesso vedremo. Una giornata come. Particolare. Posso mettermi in green allora? Mettiti in green, mi metto in green. Vedere bene davanti green, alla guarda così. Telecamera. È simpatico, non è bello, io sì. Poi io sono bello, ma col cappello divento ancora più bello. Dai. Poi qui vediamo tutte le vostre offerte della Baraggia. Queste sono con sempre queste cassettine le nostre, d'antiquariato, sì. Bellissime, complimenti. E le nostre qui. Promozioni che partono adesso, oggi cos'è il 29, quindi da domani, dal 1° di marzo fino al 31 agosto le promozioni su pernici rosse, starne e quaglie scontate rispetto ai prezzi quelli del periodo di caccia, e difatti vengono ad allenare i cani e vengono giù i nostri clienti come tutti gli anni, queste le facciamo tutti gli anni e servono appunto per venire giù, tenere in allenamento i cani, che è importante tenere, perché sai, qualcuno mi dice arriva ottobre, mi dice il mio cane non va, è spompato.
se tu fai la maratona di New York e stai prima sei mesi sul divano, arrivi da Brooklyn a Manhattan e ti fermi, sì, no? Esatto, giusto? Esatto. E invece tenere allenamento i cani poi serve anche per la stagione autunnale, quando c'è la vera e propria caccia, che questa è uguale poi alla fine, perché campo C. Quindi dal primo di marzo, da domani fino al 31 agosto, queste sono le nostre promozioni che si vedono sul nostro sito, tutto quanto, sì. Ci sarà poi anche il prelievo del cinghiale, del capriolo. Gli ungulati, quello è un mondo a parte, nel senso che abbiamo 21 altane, facciamo caccia di selezione, caccia vera di selezione, non usiamo i cani, non usiamo niente, non abbiamo recinti, non è roba immessa, è roba che i ragazzi tutte le mattine vanno, pasturano, cercano di monitorare le 21 altane per vedere se toccano. Anche stasera abbiamo qua quattro che provano a fare questo tipo di caccia, cioè vengono a caccia di ungulati e sicuramente le probabilità sono, e poi è caccia vera, puoi anche non sparare come invece poi. Certo. E poi naturalmente si conclude la giornata di caccia qui alle nostre spalle con il ristorante, adesso, con il servizio che offre, dove troviamo la mini lepre che è fuggita prima. Ma avete guardato, ragazzi, se dentro la mini lepre, avete guardato se dentro magari è andata in padella? No, perché non gli abbiamo sparato apposta per non farla andare in padella, giusto? Allora, ringrazio Antonio Rizzo che ci ha ospitato, azienda agrituristico venatoria La Baraggia, un saluto e un ringraziamento ai ragazzi e ai loro ausiliari che questa mattina ci hanno messo a disposizione per fare questa puntata. Ciao a tutti, caccia dintorni sulle tracce della passione. Ciao.